Welcome, Mr. Paolo Bertolino. The first impression of this event? Thank you. It's a fantastic occasion, I think, for our city, for our region, to host such a great number of members of Chambers of Commerce of the world. And I think that it is, first of all, an international network opportunities for our chambers. And I think that Turin Chamber of Commerce have done a good choice to host this event here. Why are meetings like these are important? But I think that nowadays in the globalized world, the international network is really the ground floor for business. As you know, our region, our city is very devoted to the international arena. And having the possibility to host such a great numbers of participants coming from all over the world is for us a unique opportunity. And I think these days we will improve our presence in the international arena a lot. What are more interesting topics for you? But I think the two topics more interest for me are the arbitration dispute, in which we have also a role as Piedmont Chamber of Commerce, and the finance for SMEs is really an interesting point, because nowadays the world is changing very fast and we need to be updated day by day on what is going on around the world. Turin is the core of the world in these days. Exactly. As being part of this community, I'm proud that we can host and show how this city transformed in the years, and in order to become from a factory town to a really also a touristic place. We have wonderful things to show, and I hope that all the participants will appreciate and will come back in the future to spend some days here in Turin. Thank you to Mr. Paolo Bertolino. Andiamo anche a chiudere con due parole nella nostra lingua. Una presenza forte, parliamo di centinaia di delegati. Torino regge molto bene, ormai Torino è abituata ad ospitare e a reggere eventi di questo tipo, anche a livello di accoglienza, a livello banalmente di logistica. Torino ha fatto grandi investimenti negli anni scorsi, a partire dalle Olimpiadi invernali siamo diventati un polo di attrazione turistica congressuale che, unita alla forte presenza del manifatturiero, ci fa ben sperare nel futuro della nostra città. La città risponde sempre molto bene e tutti i rappresentanti sono sempre disponibili quando si tratta di accogliere delegazioni di questo tipo, e noi siamo orgogliosi di essere parte di questo sistema. Perché Torino ha vinto, secondo lei, su altre candidature forti, importanti? Torino ha vinto per, credo, due motivi. Uno è sicuramente la presenza quest'anno di Expo a pochi chilometri dalla nostra città, e poi il grande lavoro fatto negli anni dal presidente Barberis, che ha seminato davvero una relazione internazionale unica, e credo che questo ne sia risultato e tutti dobbiamo dirgli grazie. E allora, welcome in Turin. Welcome in Turin, come again very soon.